Bene a tutti ragazzi, bentornati sul nostro canale del nostro nuovo video. Come al solito, io sono Gabri. Io Birillo. Oggi andremo a recensire il nostro nuovo liquido. Vai Birillo, spoglio. Il liquido è della Loaded, è liquid. Un liquido che sarebbe un bombolone con una marmellata di fragole. Una bomba. Andiamo, è un 70-30, sì. Mix and vape, zero nicotina, ci metti due basette da 10 ml, sì, diventa da 120 ml e per il prezzo che ha è validissimo. Un profumo solo da sentendolo dal tappo, di fragole, una confettura di fragole, una bomba. Andiamo a fare la prova di svapo e dare una votazione a questo mega liquido, 120 ml di liquido, una bomba ragazzi. Andiamo a fare la prova di svapo, vai Gabri, drippalo che poi lo drippo anch'io e faremo questa prova di svapo per andare a dare una votazione a questo liquido che se la gioca con Mr. Meringue, cosa ne dici? Poi mi fai sapere. Io già dal profumino che stai scricchiando nella macchinetta si sente la fragola, una crema di fragole con un bombolone fritto della festa di paese di profumo. Bomba. Minchia. Dolcissimo, buono, dolcissimo, si sente tutto, si una, sente. È un po' come una confettura della Zueg, quei barattoli, sì, che te lo mangi tutto, perché come si dà la prima cucchiaiata, ma poi ti arriva il bombolone che è buonissimo, ti piace un po', fritto, bombolone fritto, sì, lega bene la bocca sto qui, il dolciume che c'ha dentro ti rimane un'esplosione di zucchero, ti rimane lì, ti bocca. Rimane una bocca, che voto ci dai Gabri? A me mi piace questo liquido, ci do 8 e mezzo. Anch'io 8 e mezzo. Siamo quasi sulla votazione come il liquido del Santone del Papa, sì. Croccantissimo, dolce, perché a noi ci piace la roba dolce, siamo ormai dipendiamo dalla roba dolce, sentiamo il calo di zucchero, allora dolce in questo caso fritto, perché per me non smaga neanche, ce la fai a fumare all day tutto il giorno? Io sì. Con questo qua lascia, non è come la sigaretta tabaccosa, no, che ti lascia un buco, ma poi ti lascia un gusto, cioè, un liquido tabaccoso che amaro, che dopo un po' ci dai due tre tiri e poi metti lì. Questo qua, lo so, che ci dai dentro, io lo consumo sto qua, anche il vetro di buono davvero, fumo ne fa abbastanza, sì. Claudio quello ha rifatto le coil, cotture nuovo. Come al solito io vado a provare sulla Mac Pro e Druga. Io Mac Pro e l'Apocalypse col Chubby della Plot Mod, tanta roba, un bel foro. Se guardate c'è un bel foro largo e riesce a venire, accumula con questa pendenza che c'ha il Chubby a una direzione al fumo, prende bene l'aria perché c'ha dei bei fori dell'aria, gli viene un bel po' di fumo. Bello denso, bello dolce. Sì. Allora, ricordiamo che questo liquido lo prendiamo al nostro negozio di fiducia, da Svapo Caffè. Se lo volete andare a trovare a Spezia, a Molliciara e a Marina di Carrara, Svapo Caffè ha un mucchio di liquidi, potete fare anche un mucchio di essenze per farvi i liquidi, se volete fare dei liquidi e provare in casa a fare un po' dei liquidi. Dalla tavola dello swap è tutto. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale. Ricordatevi che abbiamo anche il canale su Instagram e su Facebook. Se ci volete seguire noi vi accogliamo. Siamo felici perché vediamo che giorno per giorno stanno cominciando a crescere piano piano. Anche gli iscritti su YouTube, spargete la voce che abbiamo questo canale, se qualcuno è interessato al mondo dello svapo e alle nostre considerazioni personali. Sono tutte considerazioni che facciamo in base al nostro svappare, come svappiamo noi. Se vi è piaciuto mettete un like. È tutto da Tavola dello Svapo. Un bacio.